È da diverso tempo che Alda Deusanio non appare più sui nostri teleschermi e in molti si chiedono che fine abbia fatto. Dopo la sua discussa partecipazione al Grande Fratello VIP, infatti, è praticamente sparita dai radar. Vediamo cosa le è accaduto. Alda è una notissima giornalista, conduttrice e opinionista abruzzese e i suoi esordi nel mondo dello spettacolo risalgono a diversi anni fa. Fin dal suo debutto negli anni Ottanta, appunto, si è spesso dedicata alle tematiche sociopolitiche del nostro paese. Nell'Italia a schede, infatti, si è occupata proprio di tali questioni ed ha lavorato anche nel TG2 come inviata speciale per questioni di politica interna ed estera. Il grande successo però lo guadagna tra gli anni 80 e 90. Molto nota, infatti, è stata la sua lunga amicizia con Bettino Craxi, il leader del Partito Socialista Italiano. Diventa ufficialmente giornalista professionista nel giugno dell'88 e per tutti i 6 anni successivi condurrà TG2 Stanotte. Il grande pubblico, però, la conoscerà maggiormente quando verrà messa al timone di Al posto tuo, il noto talk show trasmesso su Rai 2 dal 13 novembre 1999 fino al 15 settembre del 2006. Conduce il programma fino alla stagione 2003-2004 e verrà poi sostituita da Paola Perego per le successive edizioni. Dopo vari altri show come Qualcosa è cambiato, Il malloppo, Ricomincio da qui e Ci vediamo domenica, è stata per un breve periodo lontana dalle telecamere. Nel 2012 poi, purtroppo, è vittima di un brutto incidente e avremo di nuovo occasione di rivederla in TV solo nel 2018. L'anno successivo è opinionista nella 14ª edizione dell'Isola dei Famosi e a Live, non è la D'Urso su Canale 5. Nel 2021, però, partecipa al Grande Fratello VIP e dopo la sua eliminazione dal programma non è più apparsa in televisione. Durante la puntata del 6 febbraio 2021, la giornalista ha dichiarato pubblicamente che Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini, avrebbe picchiato la sua dolce metà. Tale affermazione sarebbe stata la causa della sua eliminazione del GF e in aggiunta Laura e Paolo hanno anche immediatamente querelato Alda Deusanio per diffamazione. Da quel momento in poi, però, pare che la conduttrice abruzzese non abbia più avuto modo di scusarsi pubblicamente perché, secondo le sue dichiarazioni, da quel 6 febbraio nessuno le ha più proposto alcun lavoro o ospitata in TV. Nella sicurezza, allora, che Paolo Carta e Laura Pausini si siano sempre amati in maniera pacifica e serena. Speriamo solo che venga data la possibilità alla Deusanio di scusarsi una volta per tutte.